Eccoci qua, buonasera a tutti, tanto saluto anche Marco Cavina, ho visto che si è connesso. E passerei come prima cosa all'appello e poi alla nomina degli scrutatori. Chiedo a Vasco Talenti, che è qui di fianco a me, di fare l'appello. Della Godenza Luca. Presente. Ricci Macarini Ester. Presente. Meluschi Daniele. Presente. Selvatici Luca. Presente. Carol Luda. Presente. Ponzi Capia. Arriva tra poco. Milzoni Gaspare. Presente. Orsani Barbara. Presente. Simone. Presente. Berti Jacopo. Presente. Sì. Cavina Marco. Presente. Bacchilega Ilva. Presente. Frassinetti Loretta. Presente. Bene, quindi manca Katia, che ci ha scritto che arriva, che si connette tra poco. Sono già arrivata. Ah, c'è Katia. Ok, quindi mettiamo presente anche Katia. Perfetto. E procederei quindi alla nomina degli scrutatori. Chiedo la disponibilità a Merenda, Cavina e Orsani. Perfetto. Approvato, quindi questi sono i tre scrutatori. Ora, come dicevo prima, al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo le informazioni, interrogazioni e interpellanze, le comunicazioni, quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi come ospiti. Intanto vi chiedo a tutti di staccare l'audio, perché altrimenti viene registrato anche quanto in sottofondo detto. E abbiamo qui con noi come ospiti Roberto Rava e il direttore Marco Pintauro, che ringrazio per la presenza, di Sfera. Come detto, da poco la nostra nuova farmacia comunale Sfera ha compiuto un anno e quindi l'occasione ci è gradita per fare il punto della situazione su come è andato questo primo anno di attività, su quali sono stati i punti più importanti che i nostri ospiti hanno potuto notare come approccio di questa nostra realtà alla nuova farmacia, e gli lascio volentieri la parola. Naturalmente c'è lo spazio per, dopo ci sarà lo spazio, ecco, per eventuali domande o interventi. Ciao Roberto, vuoi iniziare te? Sì, grazie. Prego. Bene. No, grazie per l'invito, è un piacere presentare il primo anno di attività della farmacia Sfera, gestione Sfera della farmacia comunale di Castel Bolognese. Diciamo che è stato un primo anno abbastanza interessante perché, diciamo così, malgrado un momento nazionale abbastanza faticoso, che vede a livello nazionale una flessione dei ricavi di circa un 5% su base nazionale, con la farmacia di Castel Bolognese ha reagito molto bene. È stato un investimento importante, la prima cosa da dire, un investimento di 931.000 euro che Sfera ha fatto sul territorio di Castel Bolognese, innanzitutto per acquistare e ristrutturare un immobile, ma poi anche per arredarlo e fornirlo di tutti quegli strumenti di servizio e di hardware e software all'avanguardia. Ecco, c'erano gli spazi per fare una farmacia moderna, funzionale e ampia. Abbiamo voluto investire sui migliori strumenti e poi il nostro direttore vi racconterà meglio come utilizza per i servizi quotidianamente. Dicevo invece, lato ricavi, la farmacia ha reagito bene. Base nazionale meno 5% di media sul territorio, la farmacia invece di Castel Bolognese ha migliorato la propria performance rispetto, abbiamo due dati non omogenei, quindi difficilmente paragonabili, però se consideriamo 2019, il primo trimestre di attività della farmacia di Castel Bolognese, quindi ottobre-dicembre 2019,
la farmacia aveva fatto circa 100.000 euro di ricavi. Il dato invece gennaio-settembre 2020, quindi i primi tre trimestri del 2020, i ricavi generali della farmacia sono passati a 463.000 euro circa, largo circa di incassi. Per avere un dato più comprensibile, se noi paragoniamo questi ricavi sperigioni di aperture, noi vediamo che nel 2019, quindi ultimo trimestre dell'anno, i ricavi per giorni di apertura erano circa di 1.680 euro. Sono passati invece nel periodo di riferimento 2020, quindi gennaio-settembre, a circa 2.000 euro per giorno di apertura. Anche la gestione delle ricette è interessante notare che ha fatto circa un più 25%, sempre parametrandolo per giorno di apertura. Quindi 20 ricette circa al giorno gestite nel 2019 sono diventate 25 nel 2020. Quindi questo ci fa pensare molto bene, perché ripeto, dati che si riferiscono a un periodo particolarmente complicato per la farmacia a livello nazionale, ci fanno pensare per il futuro che l'investimento sia andato su un territorio che effettivamente ha apprezzato l'investimento, che aveva probabilmente anche bisogno di una farmacia moderna al servizio della comunità. Per quanto riguarda la gestione Sfera, mi piace sottolineare anche l'attività che ci caratterizza, ecco, che forse ci dà più l'idea dell'essere comunali, quindi di essere servizio pubblico. Anche quest'anno abbiamo messo a budget circa 1 miliardo di euro di sponsorizzazioni da fare sul territorio, che credo siano un'attenzione particolare per una comunità che è un riferimento per la nostra farmacia, e anche quest'anno ripeteremo l'iniziativa che ormai Sfera fa su tutti i territori e ormai da molti anni, un'iniziativa apprezzata, di devolvere l'1% degli incassi da banco del mese di dicembre ad iniziative di solidarietà che nell'anno successivo vengono individuate assieme al comune di riferimento. Ancora un dato interessante è quello riguardo al servizio di gestione CUP, di prenotazioni e di screening che facciamo con la farmacia. Anche qui abbiamo i dati ottobre-dicembre 2019, diciamo il primo trimestre di attività, la farmacia aveva gestito 449 prenotazioni. Gennaio-settembre 2020, quindi i primi tre trimestri dell'anno, le prenotazioni fatte in farmacia comunale di Castello, cioè del Borgo, sono diventate 1.633, quindi anche questo un servizio apprezzato che sta crescendo. Anche sui test, lo screening per il Covid ha avuto un bel successo. Nella prima settimana sono stati fatti subito 33 test, poi sono cresciuti sempre, ma questo magari ve lo racconterà meglio il dottor Pintauro. Così come vi racconterà meglio lui le tante iniziative che fa in farmacia di adesione alle campagne nazionali per i servizi soprattutto. L'ultimo dato, una nota, proprio questa settimana, ecco, mercoledì saremo dal notaio con il sindaco e con tutti i comuni soci di Sfera, proprio per portare a termine quel percorso che è stato votato da questo consiglio per l'ingresso del comune di Castel Bolognese anche nella gestione, quindi nel capitale della società Sfera. Quindi dal prossimo anno il comune di Castel Bolognese sarà un socio a tutti gli effetti, quindi prenderà parte anche, diciamo così, ai benefici della gestione di tutta la società, ma soprattutto sarà anche parte determinante per quello che sarà la sua piccola porzione di capitale, delle scelte strategiche, quindi anche della gestione della società in house. Io per adesso non vi rubo altro tempo, darei la parola al dottor Pintauro, che sicuramente può aggiungere meglio di me quello che è stato un po' l'apprezzamento e il rapporto che ha avuto con i cittadini pazienti. Grazie Roberto, prego dottor Pintauro, prego. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie anche per l'invito. Io appunto partirei subito con
visto che il dottor Rava ha già parlato un po' di quello che è tutta la parte riguardante i ricavi e la crescita che la farmacia ha avuto in quest'anno, e parlerei un po' più sulla parte iniziative, diciamo, perché abbiamo cercato noi da subito di essere, sì, dall'apertura, di essere, diciamo, un punto di sia di ascolto in realtà, sia di informazione per i cittadini fondamentalmente. Quindi abbiamo aderito un po' a tutte le campagne che ci sono state in quest'anno, e ci siamo trovati ad affrontare una situazione che non è stata, dico la verità, per niente facile, soprattutto all'inizio della pandemia, quindi durante il periodo lockdown. C'è da dire che questo ci ha dato anche l'opportunità di farci un po' conoscere anche da più persone della cittadinanza di Castel Bolognese, e abbiamo cercato fin da subito di essere un po' ottimisti, diciamo, riuscire un po' a rincuorare le persone e a cercare un po' di esaudire un po' tutti i dubbi che avevano un po' le persone, sia dal punto di vista della pandemia, sia dal punto di vista di tutti i sintomi magari che potevano avere o quant'altro, anche perché sappiamo che nei pronto soccorso non ci si poteva più andare, in quanto comunque c'era un po' la paura della pandemia. Poi i medici di base un po' si trovavano, e no, soprattutto in quel periodo, e quindi spesso si riversavano in farmacia. Detto questo, come diceva anche il dottor Rava, abbiamo partecipato a livello di solidarietà con la solidarietà del mese di dicembre, devolvendo appunto gli incassi, l'1% degli incassi da banco, e abbiamo subito partecipato a tutte le iniziative che si sono alternate nel corso dell'anno, come la giornata di raccolta del farmaco oppure la giornata in farmacia per i bambini. E anche lì abbiamo avuto un bel riscontro, in quanto nella giornata di raccolto del farmaco sono stati raccolti ben 25 farmaci per la nostra farmacia. Per quanto riguarda la giornata dei bambini, era un po' ancora l'inizio, era il 20 novembre, era un mese che eravamo aperti, sono stati anche lì raccolti un tot di confezioni, 10 per farmaci pediatrici e prodotti da baby care. C'è da dire che quest'anno abbiamo ripetuto questa iniziativa, è andata molto meglio, più del doppio dei farmaci sono stati raccolti. Abbiamo partecipato anche a tutte le giornate mondiali per quello che riguardava sia il diabete sia l'autotest del colesterolo, considerando che la giornata mondiale la settimana mondiale è stata per la prevenzione cardiaca, è stata l'anno scorso, è stata dal 14 al 26 ottobre. Praticamente noi siamo intervenuti in questa settimana offrendo un servizio di prevenzione gratuita e misurando quindi con i nostri macchinari proprio tutto il colesterolo, tutto l'assetto lipidico in maniera gratuita, effettuando ben più di 35 test, credo tra i 35 e i 40 test abbiamo effettuato, e anche per la giornata mondiale del diabete, facendo una misurazione gratuita della glicemia. Anche lì ci siamo attestati più o meno su una decina di test gratuiti. Opuscoli informativi vengono distribuiti regolarmente per tutte le sfere, le aree terapeutiche, che sia dal cardiovascolare al gastrointestinale, salute, benessere, e interveniamo sempre con consigli sia dal punto di vista dell'integrazione, sia dal punto di vista dell'alimentazione e, perché no, anche dal punto di vista della cosmetica. Quindi le persone si recano in farmacia anche per avere dei consigli dal punto di vista del benessere e della salute anche estetica, il che è una buona cosa. Abbiamo partecipato ancora alla giornata mondiale alla lotta contro l'AIDS con la distribuzione di profilattici gratuiti, e abbiamo messo in piedi una serie di iniziative, tra cui anche una scuola trucco fatta proprio nelle ore serali, che poi è stata interrotta purtroppo a causa della pandemia, però ci sono state almeno sono due lezioni che ha avuto un bel riscontro.
E per quanto riguarda gli opuscoli informativi, partecipiamo praticamente ogni con cadenza bimestrale alla, alla distribuzione di opuscoli sia informativi sia opuscoli di convenienza per quello che riguarda i prodotti della farmacia. E abbiamo partecipato con entusiasmo anche alla distribuzione di un kit bebè, nel senso che per tutte le nuove nascite abbiamo distribuito in maniera gratuita un kit bebè, proprio una borsa con tutti i prodotti necessari per la neomamma fondamentalmente, partecipando poi a una tessera Bimbo che garantiva il 20% di sconto su tutti i prodotti integratori, parafarmaci, sia per la mamma che per il bambino, per tutti i bimbi dai 0 ai 3 anni. Abbiamo installato poi l'app FarmApp per un servizio in realtà di prenotazione del farmaco. E abbiamo un numero WhatsApp in cui tutte le persone possono anche scriverci e prenotare sia per dubbi sia per prenotazioni di farmaci senza dover per forza passare dalla farmacia, anche perché sappiamo che il mondo dell'integrazione è così vasto che purtroppo non si può avere tutto in casa e quindi spesso quando ci siamo trovati a ordinare un tot di prodotti, il numero WhatsApp per l'ordine a distanza è stato un toccasana, soprattutto durante il periodo Covid. Quello che concludo dicendo che quello che sarà il futuro della farmacia è quello di continuare a diventare una farmacia, ad accrescere la farmacia dei servizi e quindi con consigli e opportunità e eventi, manifestazioni che accrescono appunto di diventare proprio una farmacia di servizi, diventare proprio un centro di ascolto per tutte le persone. Poi ho visto che durante quest'anno appunto sempre più persone sono entrate in farmacia e abbiamo proprio cresciuto anche il nostro pacchetto clientela, diciamo. Tutto qua, poi speriamo che diciamo riusciamo con l'anno prossimo a aumentare le nostre iniziative, Covid permettendo, sperando. Tutto qui. Grazie Marco, ringrazio sia te che Roberto per la spiegazione, credo che ci siano spunti interessanti e credo che l'intuizione di più di un anno fa, quella sì, due anni e mezzo fa, col senno di poi si sia rivelata un'intuizione positiva per la cittadinanza di Castel Bolognese e un ampliamento dell'offerta. Per cui vi ringrazio per la spiegazione e io lascerei la parola ai consiglieri che magari hanno delle domande, degli interventi. Confermo quanto diceva prima il dottor Rava che avremo questa settimana ecco, la stipula per l'ufficialità per dare seguito a quanto avevamo votato qualche mese fa in Consiglio Comunale sull'ingresso soci del nostro comune nella compagine societaria di Sfera. Do la parola a chi me lo chiede. Potete cliccare sulla mano se volete. Oppure fare un cenno. Meluzzi, prego. Scusate, ma non trovo più la mano nello schermo. Intanto buonasera a tutti, saluto con piacere il presidente Rava e il dottor Pintauro e li ringrazio per averci portato questa sera in Consiglio Comunale queste le notizie che riguardano la nostra farmacia comunale e credo che insomma siano notizie che fanno piacere a tutti, insomma sapere che l'avvio dell'attività della gestione della farmacia sta dando dei risultati positivi e questo ovviamente rafforza e valorizza un po' quello che era stato appunto
l'idea, il pensiero che era stato portato avanti dall'amministrazione comunale negli anni passati, cioè quello di avere un punto, diciamo, di riferimento in questo ambito, presidiato appunto da una società pubblica. Credo che, insomma, poi vi devo un po' ripetere quello che è stato un po' anche il pensiero espresso in altre occasioni, ecco, laddove si creano le opportunità per fare un investimento importante, da parte di un privato eventualmente, ma in questo caso invece era un investimento pubblico, credo che l'amministrazione non possa porsi ad ostacolo, anzi deve essere in qualche maniera anche uno stimolo e deve accompagnare chi vuole fare questi investimenti. E in questo caso non ritengo si sia danneggiato particolarmente nessuno, credo che il servizio che abbiamo, che oggi sono presenti a livello di farmacie sul nostro territorio, siano servizi di qualità. Questo riguarda ovviamente questa farmacia, ma riguarda anche le altre farmacie presenti, private. Credo che anzi questa nuova presenza sia stata anche uno stimolo importante per gli altri, per le altre farmacie già presenti, per andare a migliorare, ad aumentare i servizi offerti, perché la concorrenza, per quanto sia una concorrenza, è utile, perché serve anche agli altri per poi andare a rivedere, a migliorare quello che magari veniva già offerto, che forse non si sentiva così magari l'esigenza di andare a ritoccare in meglio. Ecco, per cui questa nuova presenza ha dato sia un'opportunità importante per i servizi anche innovativi, nuovi che offre la farmacia stessa, ma è stato anche uno stimolo per altri. Quindi, insomma, l'augurio che possiamo farci a tutti, ovviamente, che questa presenza continui a crescere, a migliorare i servizi che offre, ovviamente grazie anche per quelle che sono le iniziative fatte a favore dell'associazionismo, a favore anche dell'amministrazione comunale stessa, ecco, in quello che sono i momenti in cui la nostra farmacia ci ha accompagnato appunto in queste iniziative. Grazie capogruppo Melusti. Ci sono altri interventi? Altri interventi? Nessun intervento. Io mi associo a quello che diceva Daniele, che da sindaco, in primis, come ricordavo prima, ebbe lui, insieme naturalmente a tutta la giunta, l'intuizione di portare questa novità, perché comunque per Castello è stata una novità, e quindi ringrazio anche lui nello specifico. E se non ci sono altri interventi, io ringrazio nuovamente sia il dottor Rava che il dottor Pintauro, veramente grazie per la presenza qui questa sera. Potremmo prenderlo come appuntamento fisso, che una volta all'anno ci vediamo per fare il punto. Credo che sia utile a tutti i consiglieri, ecco, per volentieri da vicino quello che è l'andamento di una realtà positiva per la nostra comunità. Quindi vi ringrazio. Grazie mille. Grazie a tutti voi, a presto. A presto, buona serata. Grazie. E adesso io proseguirei col primo punto all'ordine del giorno, quindi con le informazioni, interrogazioni e interpellanze, e poi, come detto, cogliamo l'occasione di avere collegato con noi stasera il dottor Neri per affrontare il tema ASP e il relativo ordine del giorno. Quindi, rimanendo nel punto 1 all'ordine del giorno, vi chiedo se ci sono interrogazioni, interpellanze, se delle risposte che avete ricevuto, alcune sono arrivate oggi, altre credo arriveranno i prossimi giorni. Adesso l'ultimo consiglio, mi riferisco in particolare alla capogruppo Farsinetti, era meno di 30 giorni fa, e quindi anche molte interpellanze, anche positivamente, però credo che per alcuni ci sia bisogno di qualche giorno in più, naturalmente vi verranno mandate, però do la parola, ecco, a chi me lo chiede per tutto. Ecco. Bacchi Lega, prego. Ilva, non ti sentiamo. Adesso sì. Mi sentite? Situazione manutenzione di Monte Pulcro. Premesso
Si sente, ma si sente a scatti, quindi in realtà non abbiamo, credo, capito molto. Se... Allora, grazie. Poi magari allora, ci sarebbe piano. Aspetta, che... dov'è che avevo il microfono? Ecco, ora mi sentite meglio? Situazione manutenzione via Montebrullo. Su qualsiasi strada comunale deve avere la giusta manutenzione per poter essere fruita da tutti i cittadini. Ti chiedo perdono, ma continuiamo a sentire... A non sentirmi. A scatti e poco bene. Quindi, mi dispiace. Non lo so. Ora mi senti male? Mi sentite ancora male? Adesso ti sentiamo bene. Proviamo così. Bene. Allora, situazione manutenzione via Montebrullo. Premesso, qualsiasi strada comunale deve avere la giusta manutenzione per poter essere fruita da tutti i cittadini. Considerato, è già stato realizzato un importante intervento di manutenzione stradale asfaltatura zona serra. Nella variazione di bilancio andremo ad approvare una quota destinata alle asfaltature. Si interrogano il sindaco e la giunta comunale se sia prevista un'azione di manutenzione su via Montebrullo, località Serra, oggi versate in condizioni quasi impraticabili da autovetture ordinarie. Faccio questa richiesta perché sono stata sollecitata da chi abita questa zona e diciamo che ho preso visione personalmente dello stato di questa strada, per cui ecco, riterei fosse necessario un intervento. Poi non so quali saranno i progetti e quello che sarà il progetto delle strutture del 2021. Grazie sindaco. Grazie Ilva, poi se ci invii l'interpellanza di modo tale che ti diamo anche una risposta scritta complessiva ecco, su quelli che sono i lavori insieme con l'assessore Minzoni e tutta la giunta stiamo facendo per il piano di asfaltature che traguarderà naturalmente la fine di quest'anno e si rivolgerà principalmente al prossimo. Ho visto una mano alzata della Loretta Frassinetti, prego, poi Minzoni. Allora, io in merito alle risposte non ho avuto ancora tempo di guardarle, quindi ci aggiorniamo alla prossima volta. E volevo chiedere due cose. Che lavori si stanno facendo sulla via Emilia all'incrocio nella zona di Scount, che ho visto insomma che c'erano dei lavori in corso, quindi capire che tipo di lavori, se sapete, se siete al corrente. E se avete pensato, questa è rivolta probabilmente a Selvatici, se avete pensato a una campagna pubblicitaria per supportare i negozi, tipo come l'anno scorso, magari la lotteria, come è stata fatta l'anno scorso, magari online, visto che insomma non è possibile trovarsi in piazza per estrazione, o comunque se avete in mente delle iniziative per supportare i negozi, il commercio. Grazie Frassinetti. Rispondo brevemente sulla seconda questione, perché con Katia Ponzi e con Luca, ma anche con altri, ci stiamo un po' confrontando su quelle che possono essere iniziative, sguardo a estere anche per il tavolo sociale, a supporto di questa situazione che è nuova per tutti e quindi necessita di soluzioni nuove e diverse. Stiamo ragionando sull'incentivazione del commercio locale, alle attività economiche, commerciali e artigianali attraverso forme di collaborazione tra i commercianti, valorizzazione di quello che è il tessuto economico del centro urbano principalmente, in particolare anche rivolto ai portici, al borgo, alle piazze, al sistema di vie che ci è vicino. Anche dialogando con Faenza, valutando quelle che sono anche le iniziative che attraverso il consorzio Faenza Centro, che è ben differente naturalmente dal nostro sistema
di commercio locale, però anche guardare quelle che possono essere le buone pratiche che vengono attivate lì. Credo che nell'arco di una settimana di 10 giorni dovremmo riuscire a comprendere, non a comprendere, cioè a mettere in piedi alcune iniziative anche interessanti. Poi dopo, nella fattispecie, ci sono anche iniziative che esulano un po' dal sostegno al commercio, che sono iniziative più di carattere sociale, per cui magari dopo essere alla successivamente se vuol dire qualcosa, ecco. Però attualmente la valutazione che stiamo facendo è una valutazione di questo tipo, consapevoli del fatto che il grande problema, e questo vale per tutte le iniziative del Natale, è che quest'anno non ci si può, cioè non possiamo fare incontrare la gente, e quindi ci sono iniziative più o meno estemporanee di tanti comuni. La cosa che vedo io personalmente è il grande successo che ha riscosso le locandine, i volantini che abbiamo fatto elencando le attività commerciali che fanno consegna da asporto o domicilio. È stata molto apprezzata, anche perché c'è stato, anche oltre all'impatto economico positivo dell'avere più clienti, anche un sentimento di vicinanza delle istituzioni locali in un momento così. Ecco, però su questo nei prossimi giorni spero di riuscire a essere più concreto. Poi ho visto che ha alzato la mano l'assessore Minzoni e gli cedo volentieri la parola. Mi sentite? Allora, non ho nulla da informare sul discount, perché ne vengo a conoscenza ora, quindi non conosco la situazione. Per quanto riguarda via Montebrullo, mi preme fare una sottolineatura. Nel piano di asfaltature previsto per questo tramo sono in massima evidenza due situazioni particolarmente critiche, che sono via Montebrullo e via Serra in 2 o 3 punti. Dico particolarmente critiche perché non è solo una questione di asfalto più o meno sbrecciato, dissestato. Lì c'è proprio uno sfasamento della sede stradale in alcuni punti, che è decisamente pericoloso. Questo per dire che per intervenire in quelle due sedi particolari, via Montebrullo e via Serra, occorrono degli interventi di consolidamento del sottosuolo, diversi da una semplice asfaltatura di una imposizione di un manto d'asfalto. Per cui stiamo cercando di definire gli spazi di intervento, vale a dire la ricerca dei fondi necessari e del progetto dedicato. Comunque siamo stati anche noi sollecitati, ma non importava essere sollecitati, perché lo vediamo direttamente. Sono due situazioni di sicura attenzione, per la quale speriamo, vediamo nel prossimo anno di porre un qualche rimedio. Grazie. Grazie Minzoni. Luca Selvatici, che ha alzato la mano, prego. Sì, grazie. No, volevo soltanto dire una piccola cosa, che come diceva prima il sindaco in merito alla questione del Natale, il problema proprio è quello di cercare di non far incontrare le persone, che detta così è brutto, ma la realtà è questa. Però stiamo cercando di organizzare comunque qualche attività che sia come dire a domicilio, sotto casa, ecco, nei limiti del possibile, portare un po' di colore, cercando di trasformare alcune attività che erano già state pensate, che dovevano già verificarsi durante quest'anno, e stiamo provando a organizzarle, di portarle sotto le case di almeno alcune piazzette del paese, per poter almeno avere qualche cosa. E poi un po' di decoro, non voglio spoilerare ancora niente perché non abbiamo ancora finito di fare tutto, però un po' di decoro, perché comunque fuori casa ci possiamo andare, almeno che viviamo un po' l'atmosfera senza comunque aver sperperato troppi denari, ecco, perché non è il periodo. Ecco, tutto qua, grazie.
Grazie, grazie Luca. Do la parola ad Esther che ha alzato la mano. Buonasera a tutti. Allora, come ha anticipato prima il sindaco, come tavolo sociale ci siamo trovati l'altra sera e chiaramente sono venute fuori delle idee che caratterizzano in modo particolare l'attenzione alle famiglie in difficoltà in questo periodo e quindi saranno due azioni che verranno messe in campo, di cui una sono azioni concrete di solidarietà per dei doni da dare a queste famiglie, diciamo, più fragili. E un'altra iniziativa invece che è più caratteristica, che può coinvolgere, diciamo, tutto il territorio del Castellano, sarà c'è una sorta di fotografia, cioè fotografa il tuo Natale, visto che sarà un Natale, diciamo, diverso dagli altri, sarà un invito a tutti i castellani per fotografare il proprio Natale, mandare la foto in comune per poi dopo, oltre, diciamo, a metterla sui social locali, realizzare anche un album a ricordo proprio di un Natale diverso da quello che abbiamo trascorso fino ad ora. Quindi iniziative molto semplici, però che in qualche maniera coinvolgono un po' tutto il tessuto per far sentire la vicinanza e anche un po', diciamo, dell'energia del Natale. Tutto qui. Grazie, grazie Esther. Chiedo se ci sono altri interventi per questo punto all'ordine del giorno, altre interrogazioni o interpellanze. Non vedo più mani alzate, o meglio, ne vedo ancora due, ma sono da prima, Loretta e Luca, quindi vi chiederei di abbassarle, se non avete altro. Ok, allora dichiaro il primo punto concluso. L'appello l'abbiamo fatto, gli scrutatori li abbiamo nominati. Come vi ho anticipato in precedenza, avendo la possibilità stasera di avere qui con noi il direttore dell'ASP, Giuseppe Neri, che ringrazio, io vi chiederei, naturalmente se c'è qualcosa in contrario si può dire, di anticipare il punto numero 7, che è l'espressione del parere favorevole per il fabbricato di Via Barignano, quindi per il tema che riguarda l'ASP, di anticiparlo adesso e quindi trattarlo subito. Chiedo se su questo cambio di scaletta c'è qualcuno che ha qualcosa in contrario o se va bene a tutti fare questo cambio approfittando appunto della presenza di Neri. Nessuno ha niente in contrario? No, perfetto. Allora passiamo quindi all'ordine del giorno numero 7, espressione parere favorevole ai sensi dell'articolo 6,5 dello statuto dell'ASP della Romagna Fentina per l'alienazione del fabbricato e dell'annesso terreno agricolo denominato Barignano, sito in Castel Bolognese in via Barignano 1222. La relatrice è Esther Ricci Maccarini, chiedo se vuol dire lei qualcosa su questo e poi passerei la parola al direttore Neri. Ma io direi, data la presenza del direttore, passerei già la parola direttamente a lui che ci illustrerà un po' la motivazione di questa alienazione. Grazie, grazie Esther. Quindi do la parola al direttore Giuseppe Neri. Prego Giuseppe. Buonasera a tutti, vi ringrazio anche del salto nell'ordine del giorno, così riesco a guadagnare tempo e a poter illustrare questo punto. Il Consiglio Comunale di Castel Bolognese è chiamato, in base alle normative istitutive delle aziende pubbliche di servizi alla persona e in attuazione di queste del nostro statuto, a esprimere un parere definito obbligatorio che nel procedimento di alienazione di beni aziendali deve andare a coniugarsi col parere consultivo del Comitato Comunale prima appunto che questi due passaggi consentano di portare un atto alla deliberazione di approvazione e autorizzazione dell'Assemblea dei Soci e ad avviare quindi il conseguente procedimento. Il Comitato Comunale neocostituito, abbiamo colto l'occasione appunto per questo parere e anche appunto per poter vederlo insediato anche in tempi come quelli di quest'anno che hanno abbastanza condizionato e rallentato tutte quelle che erano le attività di anche organismi partecipativi.
Il comitato si è riunito mercoledì della settimana scorsa, ha valutato questo aspetto e ha espresso il proprio parere consultivo favorevole. Il Consiglio Comunale ha un parere obbligatorio che riguarda sia la scelta in sé dell'alienazione, sia anche quello che riguarda soprattutto la destinazione dei proventi dell'alienazione di un bene. Partiamo dai proventi, che qualora l'alienazione che dovesse attuarsi andasse a buon fine, i proventi hanno una destinazione squisitamente territoriale, perché noi parliamo del procedimento di alienazione di un bene per il quale è stato stimato un valore base d'asta di 70.000 euro e il ricavato dell'alienazione dovrebbe andare a copertura parziale dei costi che nel corso del 2020 ASP della Romagna Farentina ha sostenuto sulla residenza Camerini per dei significativi lavori di adeguamento funzionale che probabilmente nessuno si è accorto che siano stati svolti, però che in un anno come questo abbiamo realizzato un intervento che in un modo abbastanza leggero e silenzioso ha interessato in primavera, periodo in quella fase estremamente critico anche dal punto di vista sanitario, primavera lavori poco strutturali e più impiantistici, piano primo e piano secondo della residenza. Nel corso dell'estate, confidando in quella che inizialmente è stata una situazione di maggior respiro dal punto di vista sanitario, abbiamo messo in calendario e abbiamo svolto dal mese di luglio lavori un po' più ad impatto, che hanno invece interessato, rimodulando in modo sensibile, gli spazi funzionali del piano terra. Tutto questo perché l'intervento di adeguamento che si è andato a realizzare ha comportato una riqualificazione, un miglioramento degli standard e soprattutto l'incremento di 15 posti sulla capacità ricettiva della residenza Camerini di Castel Bolognese. Questo è l'intervento che è stato realizzato appunto in due step nell'ambito di un progetto di riordino con adeguamento funzionale della struttura di Castel Bolognese. L'immobile è un fabbricato con terreni, via Varignano 1222, sono circa meno di mezzo ettaro di terreno agricolo e due fabbricati annessi, un A6 e un C3, quindi un fabbricato residenziale e un deposito. La provenienza è una donazione approvata dalle opere PIE di allora nel 2001 e sono beni rispetto ai quali negli ultimi 4 o 5 anni c'è anche stata una considerazione da parte sia di ASP sia unitamente dell'amministrazione comunale di verificare se ci potesse essere un qualche interesse diretto per un qualche utilizzo di rilievo sociale. Poi le condizioni del fabbricato, piuttosto labenti, l'ubicazione in una zona dove oggi c'è ancora un problema di rete idrica e accertate situazioni di non conformità edilizia urbanistica rispetto a una porzione del fabbricato, che vuol dire sostanzialmente una parte abusiva, che richiederebbe e richiederà anche in questo procedimento di alienazione che prima della stipulazione si vada a fare la conformazione o con una pratica edilizia per conseguire la conformità oppure con la riduzione in pristino, che sostanzialmente è la demolizione della parte non conforme. Questo è un po' il quadro della situazione. Si punta, nel caso si riescano a conseguire tutti i pareri, ad avere nei primi giorni di dicembre la delibera, che è un po' il semaforo verde del procedimento da parte dell'assemblea dei soci, per poter avere l'asta
in primo esperimento entro la fine dell'anno. Abbiamo detto valore base d'asta 70.000 euro ricavato da una stima dei nostri tecnici anche sulla base della combinazione dei valori OMI sia della parte terreno che della parte edificata. Basta, io direi che sull'aspetto del cosa vendiamo, perché lo vendiamo e con quale procedura e con quale tempistica, io direi che gli elementi sostanziali sono quelli che ho illustrato. Perfetto, ringrazio il direttore Neri per la spiegazione. Credo che sulla delibera ci sia quasi nient'altro da aggiungere. C'è una riflessione che secondo me possiamo fare sull'impegno, anzi colgo l'occasione di avere Neri in conferenza per ringraziare per suo tramite tutti gli operatori e le operatrici della nostra casa di riposo e tutti quelli dell'ASP naturalmente, che in mesi molto complicati stanno lavorando sodo per consentire ai nostri ospiti le maggiori condizioni di salute e sicurezza. Quindi questo è il passaggio che mi sento di fare, visto che abbiamo questa fortuna di avere Neri qui con noi. E naturalmente, come diceva prima, durante un periodo in cui sono in corso di realizzazione, sono terminati e poi nelle prossime settimane vedranno la realizzazione effettiva e ufficiale, anche nuovi posti per la nostra casa di riposo di circa il 20% del totale, quindi un investimento molto importante in un anno molto complicato, quindi lo ringrazio anche per questo. Chiedo ai signori consiglieri che abbiano delle domande. Prego, Cavina. Consigliere Cavina, prego. Buonasera dottor Neri. Anch'io mi associo ai ringraziamenti già espressi dal sindaco, perché devo dire, essendo anche testimone in prima persona, che la casa di riposo di Castel Bolognese è veramente un fiore all'occhiello per l'ospitalità agli anziani. È vero che, complimenti all'ASP, molto lo fanno anche le persone. Devo dire che ci sono persone veramente che operano davvero come meglio di una famiglia, quindi molto, molto vicini agli ospiti, le fanno sentire veramente di famiglia, e questo veramente volevo fare i complimenti per questo. E ci fa molto piacere, come castellani, essendo stati abituati da forse generazioni alle opere pie, quindi a ragionare sul proprio territorio, che i proventi derivanti da questa vendita rimangono sul comune, come poi credo sia anche da regolamento, no? E quindi un po', diciamo, di autonomia anche su questo la manteniamo. L'unico punto che potrei chiedere è: mi pare che sia veramente da molti anni che quel terreno e quelle case sono sistemate in quel modo. È stato un non interesse, diciamo visuale a lungo termine, il fatto che non sia stata venduta prima, quando magari il mercato poteva permettere di qualcosa di più, o, cioè, nel senso, perché siamo arrivati proprio a questo stato quasi, fra virgolette, di abbandono? Grazie. Beh, il fabbricato negli ultimi 5 anni non è cambiato molto, quindi io posso parlare da quando lo seguo. Non è cambiato molto. Negli ultimi 5 anni il mercato ha avuto momenti leggermente migliori e momenti anche peggiori. Questo è un momento che secondo noi è abbastanza interessante per un fabbricato di quelle caratteristiche, anche alla luce dei bonus. Bonus e super bonus. Poi vediamo se è stata una valutazione corretta, però indubbiamente 2 anni fa avrebbe avuto probabilmente un interesse e un'appetibilità minore, perché oggi
con un investimento ragionevole e la possibilità di accedere appunto a misure incentivanti di quelle dimensioni, chi volesse adiacenze e centro realizzare qualcosa di autonomo e indipendente può fare. Noi ad esempio non abbiamo neanche deciso, e lo vorremmo lasciare alla scelta dell'acquirente, come sanare, perché ci può essere quello che è interessato a sanare realmente conservando, ci può essere quello che invece non è interessato a una sanatoria e quindi preferisce demolire. Benissimo, si stipula a condizione che ci sia la conformità urbanistica, noi lasciamo l'opzione all'acquirente rimborsando, visto che è un onere della proprietà, i costi che saranno sostenuti e documentati per la sanatoria. Grazie Neri e grazie anche a Cavina per la domanda. Loretta Frassinetti, prego. Io invece volevo chiedere questa cosa, visto appunto che si è parlato di immobili e comunque ASPA ha una serie di immobili, adesso non ne conosco il numero, ma comunque un cospicuo numero di immobili. Volevo chiedere al signor Neri se c'è una figura all'interno di ASP che si occupa di questi immobili, oppure se comunque è tutto a gestione, diciamo, all'interno di ASP, ma se c'è una persona esperta che si occupa di questo, oppure se è lasciato comunque il CDA in qualche modo a tutti. Perché mi sembrerebbe importante, visto che ci sono tantissimi immobili e vista anche la situazione importante che necessita anche di nuovi fondi, magari valutare anche altri immobili che possono essere venduti, anche un po' collegandomi a quello che diceva Cavina, anche in momenti in cui si può regalare qualche soldo in più. Grazie. Dunque, Presidente. Noi abbiamo all'interno un servizio tecnico da, diciamo, da prima della nascita dell'ASP della Romagna Fiorentina, perché non nell'ASP Solidarietà Insieme, ma all'interno dell'ASP Prendersi Cura, esisteva già un servizio tecnico che operava anche in convenzione su Castel Bolognese. Il responsabile del servizio tecnico, diciamo, che per anni si è occupato in prima persona di questo aspetto, è andato in pensione nel 2018, c'è stato un incarico tra 2018 e 2019, un anno con un tecnico che veniva dall'ASP del circondario Molese, un ingegnere. Attualmente abbiamo sempre un servizio tecnico all'interno del quale c'è un architetto e comunque la supervisione, il coordinamento e la responsabilità del servizio tecnico è la mia. Poi ovviamente, come c'è sempre stato, per attività specialistiche, perché non si può avere tutte le competenze possibili, vista appunto la varietà e la complessità del nostro patrimonio, esiste anche la possibilità di dare incarichi mirati all'esterno dove non si hanno delle professionalità interne a riguardo. Grazie Neri. Meluzzi, prego. Sì, saluto il direttore Neri. Anch'io mi associo ovviamente ai ringraziamenti fatti dal sindaco, dal consigliere Cavina, per quello che è stato, per quello che è l'impegno profuso abitualmente, ecco, da tutti quanti quelli che operano nella struttura, ma in particolare per quello che è stato l'impegno straordinario richiesto in questi ultimi mesi. E anticipando il voto favorevole del gruppo Democratici alla delibera in proposta, la riflessione che vorrei fare è questa, cioè il patrimonio dell'ASP che si è creato negli anni con delle donazioni di privati, cioè di persone che in qualche maniera hanno voluto fare un lascito all'ASP, abitudine che fra l'altro purtroppo negli ultimi anni si è un pochettino persa, è stato per molti anni un tabù parlare di cessione, perché in qualche maniera, insomma, questo patrimonio che era, appunto, si era generato con questi lasci doveva rimanere all'interno dell'ASP. Credo che sia stato opportuno, insomma, negli ultimi anni, ma anche
una considerazione da fare anche in futuro, valutare con attenzione questo aspetto, perché in realtà il patrimonio ha una sua utilità, un suo scopo nel momento in cui genera o genera delle entrate che poi servono all'ASP poi per poi andare a fare a migliorare i propri servizi, oppure effettivamente è un qualche cosa che non genera nulla, oppure addirittura può generare o delle minusvalenze oppure dei costi che non hanno sinceramente senso, soprattutto in questo momento in cui le nostre aziende devono in qualche maniera cercare di creare il massimo del valore nei servizi che erogano. Per cui ecco, penso sia opportuno analizzare con attenzione anche in questo caso, ma anche in altri casi, se esistono l'opportunità di andare anche a cedere una parte di questo patrimonio, se poi con quello che viene ricavato si riescono poi dopo andare a fare degli interventi, quello che è stato realizzato all'interno della struttura Camerina, appunto, dove si sono creati dei nuovi posti, oppure si vanno a realizzare eventualmente dei servizi nuovi, oppure si vanno a migliorare, a mettere in sicurezza e a norma tutti quanti gli altri immobili che invece vengono mantenuti perché vengono utilizzati anche per degli affitti, magari con canoni calmierati, cosa che viene realizzata anche nel nostro comune. Quindi voto favorevole, l'invito comunque a fare molta attenzione a quello che è il patrimonio e a utilizzarlo e a gestirlo nel miglior modo possibile. Se posso aggiungere una cosa, collegandomi a quello, alla valutazione di adesso di Melusti, che condivido in pieno, ma c'era già, diciamo, una traccia di queste considerazioni anche nell'intervento che faceva prima la consigliera Frassinetti. Questo è quasi, oggi sembra quasi un aneddoto, cioè noi abbiamo finito il 2019 che, avendo, diciamo, varato il progetto di riordino con l'adeguamento della struttura Camerini e la sistemazione dell'assetto dei nostri posti residenziali accreditati e non tra Castel Bolognese e Solarodo, contavamo di attuare questa operazione nel primo semestre del 2020, cioè avviarla marzo, aprile e concluderla maggio, giugno. Poi purtroppo ci sono tante cose che erano ottime intenzioni alla fine del 2019 che dopo poche settimane del 2020 sono andate a sbattere contro un treno in corsa e hanno dovuto posporsi a tutta una serie di priorità. Ma una cosa che oggi noi volevamo, avendo appunto adesso anche una figura di architetto, perché non è che l'architetto è meglio dell'ingegnere, è che sono tutte figure che hanno una grande valenza, ciascuna per la sua specificità, ma nel nostro caso l'architetto diventa anche abbastanza utile, perché noi abbiamo dei patrimoni molto consistenti e in gran parte molto antichi, perché via Barignano 1222, tanto per dire, che è quel fabbricato di non particolare pregio, che era tale e che ovviamente nel tempo è naturalmente peggiorato, è un bene vincolato. Quindi noi, prima di mettere in moto tutta la procedura della quale stiamo parlando adesso, abbiamo dovuto fare una procedura in soprintendenza per chiedere come si deve fare su ogni bene vincolato, anche se è un mucchio di macerie. Non è il caso di Barignano, però può succedere anche su un mucchio di macerie vincolate, dover chiedere alla soprintendenza se intende o meno esercitare il diritto di prelazione che le spetta sui beni vincolati. Passa qualche mese e rispondono, però finché non hanno risposto non si può fare niente. E di queste situazioni ne abbiamo tante. Allora l'idea era quella, ci sarebbe piaciuto poter fare, implementando una cosa che abbiamo già, perché oggi noi su tutto il patrimonio, tanto per cominciare, abbiamo una scheda per ogni unità immobiliare dove descriviamo, ad esempio, lo stato manutentivo. Perché lo stato manutentivo è rilevante. Prima si diceva un enorme patrimonio può dare delle entrate, però può diventare sicuramente anche un costo. E può diventare un costo imprevisto se per caso ti piove addosso la necessità di fare importanti manutenzioni straordinarie, se non hai un quadro sufficientemente chiaro e
preventivo delle situazioni. Quindi noi dei nostri immobili abbiamo un quadro abbastanza chiaro di quello che è la situazione dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria, con le prospettive, diciamo, di oneri che potrebbero essere necessarie per conservare. Oggi ci manca quel passaggio ulteriore, che era un po' il nesso di due interventi che hanno preceduto e ai quali volevo appunto dare un seguito, diciamo di valorizzazione. Valorizzazione significa non solo valorizzare meglio che si può l'esistente sotto forma di affitti, concessioni e quant'altro, fare anche un ragionamento incrociato anche col tema delle manutenzioni e magari della necessità di risorse per poter migliorare servizi esistenti o sviluppare servizi nuovi, di quale possono essere, a ragion veduta, degli interventi di trasformazione, cioè di alienazione. Grazie Neri per le precisazioni e per gli approfondimenti. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto o altri interventi. Non ci sono altri interventi? Qualcuno? Loretta, volevi intervenire? Eccoci. Prego. È la manina che ogni tanto mi fa impazzire. No, semplicemente penso che sappiate che noi siamo sempre stati abbastanza critici sul nuovo assetto di ASP, perché forse eravamo più affezionati al vecchio modo di condurre le cose. Capisco che ci sono delle difficoltà oggettive e che comunque anche il Covid probabilmente non ha aiutato. Capiamo anche che c'è l'intenzione di far bene e comunque di fare un servizio alla comunità attraverso anche le modifiche che sono state fatte dei posti. Aggiungo, e prima non l'ho detto, che comunque il personale, ho avuto appunto anch'io persone all'interno della struttura e devo dire che veramente seguono le persone ricoverate con tanto amore e tanta cura, e quindi questo è un aspetto positivo sicuramente della gestione ASP. C'è la parte gestione, la parte che riguarda il bilancio, che come sapete anche l'anno scorso già un attimino creato dei dubbi, per cui il nostro voto comunque sia sarà di astensione, nel senso che l'alienazione di questo bene sicuramente è importante per raggranellare appunto qualche finanziamento. Ci dispiacerebbe comunque mandare alla malora un immobile, e quindi ci sembra anche giusto alienarlo, però ci asteniamo proprio per i motivi che ho anticipato prima. Grazie capogruppo Frassinetti. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, non vedo mani alzate. Cavina voleva intervenire? Ho visto che aveva no. Il microfono. Sì, sì, era per una dichiarazione di voto, ma credo si fosse già capito dal mio intervento precedente. Noi Lista Prima Castello voteremo favorevole. Grazie Cavina. Quindi se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione dell'ordine del giorno numero 7 che approviamo in questo preciso momento qui, espressione parere favorevole ai sensi dell'articolo 6,5 dello statuto dell'ASP della Romagna Faentina per l'alienazione del fabbricato e dell'annesso terreno agricolo denominato Barignano, sito in Castel Bolognese, via Barignano 1222. Ora, come sapete, la votazione verrà fatta con chiamata nominale di ognuno di noi e dovremmo rispondere, c'è l'immediata eseguibilità, giusto? Quindi sono due votazioni. Do la parola a Talenti. Allora, Della Godenza. Favorevole, favorevole. Ricci Maccarini. Favorevole, favorevole. Meluzzi Daniele. Favorevole, favorevole. Selvatici Luca. Favorevole, favorevole. Caroli Linda. Favorevole, favorevole. Ponzi Cappia. Favorevole, favorevole. Minzoni Gaspare. Favorevole, favorevole. Orsani Barbara. Favorevole, favorevole. Merenda Simone. Favorevole, favorevole.
Berti Jacopo. Favorevole, favorevole. Cavina Marco. Favorevole, favorevole. Bacchilega Ilva. Favorevole, favorevole. Frassinetti Loretta. Astenuta, astenuta. Ok, quindi approvato con un astenuto, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli. Ringrazio il direttore Neri per essere stato con noi, gli auguro una buona serata a lui e un buon lavoro a lui e a tutta l'Astra. Grazie, grazie a tutti voi e grazie soprattutto per le parole che avete avuto per gli operatori, perché è veramente importante che si riesca anche dall'esterno a percepire, almeno in una buona misura, il lavoro straordinario che quest'anno hanno fatto. Non potete immaginarvi, è una cosa che ha riguardato tutte le strutture del nostro territorio, è chiaro che noi le nostre le conosciamo meglio, ma chi ha lavorato in quest'ambito, quest'anno veramente, non usiamo le parole martire, eroi che si sono tanto sentite nominare, però veramente dovendo anche da mesi mettere nel piano di lavoro una roba che si chiama umanità, che è stata notevolmente penalizzata dal necessario e pesante distanziamento sociale, i nostri operatori sono state veramente delle persone straordinarie. Grazie dottor Neri, lo salutiamo, facciamo gli auguri per una buona serata. Noi procediamo con il Consiglio Comunale, quindi approcciando l'ordine del giorno numero 2, approvazione verbali seduta consigliare del 12 novembre 2020, delibera dalla 50 alla 56. Chiedo ai consiglieri se hanno degli interventi. Frassinetti, prego. Allora, io non so, poi magari lo rileggete, magari a un'attenta lettura forse ho sbagliato io. Mi è sembrato di leggere in un punto in cui si parlava del comitato che è stato eletto per l'ASP, in cui si diceva che praticamente prenderebbero dei soldi, che in realtà mi sembrava di aver sentito in consiglio che non è così. È tutto a titolo gratuito, naturalmente. No, però nel verbale, magari l'ho interpretato male io, mi sembrava che ci fosse una dicitura che fosse un po' non completamente... Io me lo ricordavo questo fatto che era completamente gratuito, per quello che ho notato. Però magari, forse l'ho letto in fretta, magari non è così. Allora, se avete un secondo faccio una verifica al volo prima di passare alla votazione. Non è che l'ho sotto mano, ma... Sì, ha ragione la consigliera Frassinetti, la ringrazio. C'è scritto naturalmente incarichi retribuiti, naturalmente qui è scappato un non, anche perché di fianco la consecuzione della frase è quindi nessuno prende un euro di stipendio indennità. Quindi evidentemente nella trascrizione... Lo ricordavo durante la seduta, quindi per quello che ho notato la differenza. Sì, sì, sì. No, ringrazio per questo. Magari c'è qualcuno che viene anche a pretendere dei soldi, dopo ci scriviamo. No, battuta a parte, ringrazio per la sottolineatura. Ci sono altri, quindi il verbale viene modificato con il non davanti alla parola retribuiti. Ci sono altri interventi su questo punto? Jacopo Berti ha alzato la mano, visto. Volevo solo dire che io, col fatto che non ero presente all'ultimo consiglio comunale, mi astengo, niente di più. Grazie. Passerei quindi alla votazione dell'ordine del giorno numero 2, se non ci sono altri interventi. Approvazione verbali, seduta consigliare 12 novembre 2020, delibera dalla 50 alla 56. Anche qui chiamata personale. Della Godenza Luca. Favorevole. Doppia. No, no, direi di no. Favorevole. Ricci Maccarini. Favorevole. Meluzzi Daniele. Favorevole. Selvatici Luca. Favorevole. Caroli Linda. Favorevole. Ponzi Katia.
Favorevole. Minzoni Gaspare. Favorevole. Orsani Barbara. Favorevole. Merenda Simone. Favorevole. Berti Jacopo. È uscito. Però ha detto che si asteneva, giusto? Si è anticipato l'astensione. Cavina Marco. Favorevole. Bacchilega Ilva. Favorevole. Frassinetti Loretta. Favorevole. Grazie, quindi approvato l'ordine del giorno numero 2 sui verbali. Passiamo adesso all'ordine del giorno numero 3, variazione al documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022, variazione al bilancio di previsioni 2022, verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 e seguenti del decreto legislativo 267 del 2000. Applicazione di ulteriore quota del risultato di amministrazione 19 per investimenti ed applicazione di quota vincolata per spese correnti. Allora, come ho cercato di spiegarvi in preconsigliare e seguendo un po' lo schema riassuntivo che vi ho inviato i giorni scorsi, questa variazione di bilancio naturalmente prevede alcuni interventi in diversi ambiti e credo che il principale sia l'intervento per quanto riguarda la definizione dell'utilizzo del fondone, il cosiddetto fondone, quindi i trasferimenti statali. Non abbiamo ancora la risposta su quando arriverà il saldo dell'acconto dei 44.000 euro di cui parlavo in preconsigliare, quindi non sappiamo ancora di questa somma quando e se a questo punto dell'anno potremmo disporre. Naturalmente auspichiamo che presto ci venga data una risposta. C'è stato comunicato comunque venerdì, con dopo l'approvazione del decreto, un trasferimento per il nostro comune di circa 40.000 euro che sarà utilizzabile per i buoni spesa, che voi non vedete qui perché è successivo alla chiusura di questa variazione di bilancio, ma che andrà sicuramente nella prossima. Vi ricapitolo, credo per completezza, quello che è l'utilizzo del fondone. Quindi il fondone prevede destinazioni di questo tipo qui: 148.000 euro per la Tari, 25.000 euro di minore entrata dell'IMU, IMU ordinaria, 50.000 euro di minore entrata dell'IRPEF, 90.000 euro e 200 di trasferimento all'ASP. Prima c'era Neri, come ho potuto dire in preconsigliare, l'ASP calcola come maggior costi per il Covid nel 2020 una quota vicina ai 600.000 euro, che pro quota sui 6 comuni che fanno parte della compagine societaria dei soci viene per il nostro comune 90.200 euro. Poi ci sono complessivi 18.000 euro di minor incasso ICA, TOSAP e rimborsi come spese di maggiore agio per in questo caso l'ICA. Ci sono 54.300 euro di investimenti, di cui dopo vi andrò a dire qualcosa, 10.900 euro di spese per DPI e dispositivi Covid, cioè, quindi vuol dire misuratori della febbre e altri misuratori, e il fondo fragilità, così come è stato definito, di 24.000 euro, è quello che abbiamo annunciato la settimana scorsa, che abbiamo approvato come giunta dell'Unione e che naturalmente ci servirà per dare supporto alle persone che durante il Covid non solo hanno avuto un grave ammanco economico perché magari hanno perso il lavoro o altro, ma non hanno neanche ricevuto alcuna forma di assistenza né dal governo né dalla regione, quindi è un fondo molto importante. Sempre sulla parte corrente ci sono 15.000 euro di trasferimento all'Unione per quanto riguarda il bando per l'analisi sismica dei portici. Anche qui mi soffermo perché, per quale motivo
l'amministrazione comunale dovrebbe pagare l'analisi sismica dei portici. In primo luogo perché i portici insistono lungo la Via Emilia e il passaggio sotto i portici è un passaggio ad uso pubblico. E poi perché tutta la partita dei bonus e dei super bonus, credo che riusciremo a coglierla se abbiamo anche un motivo di ingaggio nei confronti di tutti i privati proprietari. In questo caso ci rivolgiamo ai portici, ma la partita che stiamo percorrendo come amministrazione è quella di un ingaggio a 360 gradi, non solo sui portici, ma anche sul borgo e sul centro storico, le piazze e le altre vie. Trasferiamo ulteriori 25.000 euro per spese maggiori di lavori pubblici, sempre all'Unione, e da dove arrivano questi soldi, unito ad un rifinanziamento del fondo di riserva, questi soldi arrivano da una minore spesa per il comparto delle utenze, perché naturalmente da marzo fino ad agosto le scuole sono state chiuse, abbiamo avuto già i primi segnali di una minor spesa per le bollette delle scuole medie e del municipio, perché sapete che le scuole medie sono state fatte autosostenibili energeticamente, il municipio è stato fatto e concluso la scorsa primavera l'intervento di efficienza energetica, così come era stato fatto l'anno scorso sulle ginnasi, quindi iniziamo a vedere i primi frutti anche al netto delle chiusure Covid di una diminuzione della spesa dell'utenza. Il fondo di riserva arriva a 49.000 euro totali. Sulla parte investimenti, come scritto, abbiamo inserito 17.000 euro in più nella parte degli incarichi professionali esterni, anche perché qui, come ho cercato di spiegare e preconsigliare, nei prossimi mesi saremmo tenuti a avere dei progetti pronti su quelli che sono gli ambiti principali su cui la Commissione europea e gli stati decideranno di investire, con l'istruzione, il digitale e la sostenibilità. Per fare questo, per fare dei progetti, naturalmente occorre destinare anche delle quote per questo. Attualmente noi abbiamo molti milioni di euro di richieste, soprattutto nell'ambito scolastico, attivi, e quindi abbiamo bisogno di intervenire anche con dei progetti che ci consentano di arrivare alla meta. Mettiamo 95.000 euro per i lavori di viabilità, questi qui finanziati col fondo di riserva, non sono ancora stati destinati ad alcun tipo di viabilità, però verranno impegnati entro l'anno. 30.000 euro con l'utilizzo del fondone, quello che dicevo prima, per gli impianti video e le postazioni di smart working in sala consiglio. 25.000 euro finanziati con avanzo per quanto riguarda il Museo all'Aperto di Biancini. Come sapete, il prossimo anno è il 110° di Biancini, quindi ci teniamo di concerto con l'assessore Selvatici a fare un progetto qualitativamente alto e che riguardi vari aspetti del Museo all'Aperto di Biancini. Inseriamo 70.000 euro di contributo ministeriale per la progettazione dell'adeguamento sismico sia della caserma dei carabinieri che del municipio, e per informatica e per il centralino mettiamo maggiori spese per 24.300 euro tramite il fondone, quindi il piano di investimenti in totale diventa di oltre 3 milioni di euro, per la precisione 3.097.000 euro. Questo è, in sintesi, con i numeri alla mano, quello che è la nostra variazione di bilancio, consapevoli che ne faremo molto probabilmente una poco prima di Natale, che riguarderà solamente le spese che dovremo sostenere per il Covid, e consapevoli di un'altra cosa, come ho cercato di dire, è stata una variazione molto complicata, perché dobbiamo tenere in equilibrio quella che è la nostra volontà di chiudere l'anno nel miglior modo possibile, quindi anche con un risultato di amministrazione importante, di fianco però sapendo che questo risultato di amministrazione non potrà essere maggiore rispetto a quello che abbiamo avuto l'anno scorso, anche perché, visto che è l'anno Covid, visto che abbiamo molti trasferimenti, c'è naturalmente il pericolo che poi il governo richieda
questi soldi indietro. Quindi l'equilibrio che abbiamo cercato di tenere tra tutte le maggiori spese e tutte le maggiori entrate è un equilibrio che credo ci dia la possibilità già oggi di avere per il 2021 molte azioni finanziate, molti cantieri pronti per partire, e ci dà la possibilità di essere, naturalmente mi auguro che possa arrivare anche l'acconto del fondone, ci dà la possibilità di essere vicini alle realtà castellane che in questo momento in maggior modo stanno soffrendo. Chiudo qui la mia riflessione, se ci sono delle domande naturalmente sono a disposizione e do la parola a chi me lo chiede. Frassinetti, ha alzato la mano? O ancora da prima? Non sento, non sentiamo. Non ho alzato la mano, ma a questo punto intervengo, tanto prima o poi l'avrei alzata, quindi... Okay. Allora, seppur apprezziamo diciamo lo sforzo che l'amministrazione fa, soprattutto nei riguardi delle fragilità, e qui ci vede diciamo completamente concordi in quello che sono gli stanziamenti che riguardano il sostegno delle fragilità. Apprezziamo lo stanziamento per la valorizzazione del percorso dedicato a Biancini e auspichiamo naturalmente un coinvolgimento ampio delle forze politiche qui rappresentate, ma anche dei cittadini. Però notiamo un vuoto di proposte verso il Museo Civico che è saturo e sacrificato in uno spazio già da tempo, che non è uno spazio non più adeguato, noi non lo riteniamo adeguato. E ho visto la conservazione anche degli archivi della biblioteca troppo separati. Il piano del commercio è un po' latitante. Ben venga per i portici le analisi sismiche, spero che questo sia il primo passo per poter fare una vera e propria riqualificazione insomma dei portici, che ne hanno bisogno. E coscienti comunque che il DUP è un'espressione del programma della maggioranza costruita senza un reale confronto, e anche per questo il nostro voto sarà contrario. Mi auspico, e questo è un po' quello che stiamo un po' valutando nel regolamento, nella commissione regolamenti, che si possa arrivare a scorporare le votazioni, perché ci sarebbero alcune cose in cui si potrebbe essere favorevoli, ma nel pacchetto alla fine il voto è contrario. Se si riuscisse a scorporare, magari in alcuni pezzi, in alcuni spezzoni, si vedrebbe il nostro voto favorevole. Comunque noi siamo contrari. Grazie Frassinetti. Non so in che modo si possano scorporare delle votazioni su un documento unico di programmazione o su tutta una serie, però teniamo in considerazione naturalmente anche questa sollecitazione. Ci sono altri interventi? Dove è andato? Berti. Sì. Che prima era scappato. Non so, ho il buco della connessione in sta via, quindi comunque, no, allora, intanto volevo, cioè, apprezziamo lo sforzo che fa l'amministrazione comunale, perché c'è da dire che si impegna su molti ambiti, soprattutto durante il periodo Covid non si può dire che l'amministrazione si sia fatta da parte, ma si è messa a disposizione di tutti ed è apprezzabile. Vedo anche nei numeri che c'è un interessamento a venire incontro ai bisogni sia dei cittadini che delle aziende, quindi. E questo lo apprezziamo. Allo stesso tempo, io penso di aver capito che il DUP e le variazioni siano, diciamo, uno step by step, nel senso che si va a partire gradualmente per arrivare a quello che è il progetto finale. Però quando, per esempio, uno dei primi passi che potrebbe essere il controllo sulla conformità sismica dei portici possa essere il primo passo per poi arrivare alla ripopolazione del centro storico, secondo il nostro parere è valida come partenza, ma allo stesso tempo rimane ancora un po' scarsa, perché non viene fatto nulla per aiutare gli ingressi nei locali sfitti dei portici. Quando parliamo, prima per esempio invece parlavamo del progetto per riqualificare
e per dare spinta al Museo all'Aperto dei Biancini in vista del suo 110° anniversario. È un bene, ma allo stesso tempo abbiamo tanti altri punti che hanno bisogno di manutenzione, di ampliamenti. Loretta ha fatto l'esempio del Museo Civico e è l'esempio che portavamo avanti noi anche in consiglio in campagna elettorale quando proponevamo la ricerca di una nuova sede per il Museo Civico, che potrebbe essere un potenziale per il rilancio del centro, ma che nella posizione in cui è adesso, nel locale in cui è adesso, viene un po' sminuito e rimane lascia tutto a se stesso. Io mi rendo conto che ci sarebbe tanto da fare e ci vorrebbero tanti di quei soldi da far spavento per poter fare tutto ciò che tutti abbiamo in testa, però noto anche che tutti quelli che erano i progetti maggiori, mettiamo causa Covid, sono un po' spariti dall'attenzione. È da un po' che non si parla più, non abbiamo notizie sulla variante, non abbiamo notizie sul casello, quel famoso progetto sulla scuola che doveva essere in via di finanziamento dalla regione, non abbiamo notizie. Sono tanti punti su cui ci piacerebbe essere informati e capire qual è lo stato delle cose, e che veramente messi insieme a un'opera strutturata, come credo che in parte stia facendo questa amministrazione, potrebbe portare un po' al rilancio del centro. Però allo stesso tempo crediamo che quello che è fatto finora, pur apprezzabile, non è nelle nostre corde, quindi il nostro voto a questo documento sarà contrario. Grazie capogruppo Berti. Sì, sull'aggiornamento sulle cosiddette grandi opere sarà nostra cura. Avevamo detto entro fine anno fare un passaggio, su fine anno, inizio dell'anno nuovo, fare un passaggio in consiglio comunale per dare un aggiornamento. Non è che si è fermato tutto, anzi molte cose stanno andando avanti, quindi ci fa anche piacere poter dare degli aggiornamenti. E chiudo qui la mia riflessione, ecco, quindi molto volentieri colgo la sollecitazione di rendere partecipi il Consiglio anche delle cose che per natura vanno avanti più lentamente rispetto ad altre. Capogruppo Melusti, prego. Sì, molto brevemente preannuncio il voto favorevole del gruppo, e come è stato giustamente sottolineato si tratta di una variazione molto importante in un anno molto difficile, che ha visto forse anche una difficoltà da parte dei servizi finanziari, degli uffici, che quindi ringraziamo per anche loro per lo sforzo che hanno fatto, in cui si è in certi momenti anche navigato un po' a vista, in attesa di quelli che potevano essere i provvedimenti magari che arrivavano da parte di altri enti, ecco, per andare insomma, in qualche maniera ad accompagnare anche quella che è l'azione dell'amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda poi gli aiuti per le attività e i cittadini danneggiati dalla pandemia. Credo che ci vada anche riconosciuto, ed è stato fatto anche dai gruppi di minoranza, ecco, la difficoltà di intervenire in questa situazione eccezionale e anche di riuscire a portare avanti tutta la progettualità molto importante che l'amministrazione comunale ha messo in campo in questi anni. Comunque, al di là appunto di alcuni aspetti che sono stati forse in questo momento un pochino, non dico messi da parte, ma hanno subito un rallentamento, credo che vada riconosciuto come all'interno anche di questa versione ci siano tantissime iniziative, tantissimi anche aspetti che riguardano gli investimenti importanti che andremo a realizzare nei prossimi anni, che sono comunque andati avanti, procedono con quelli che erano le tempistiche previste, quindi credo che il giudizio da parte nostro possa che essere molto positivo su quello che è appunto il contenuto di questa variazione, e quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie Melusti. Ci sono altri interventi sull'ordine del giorno numero 3? Non vedo mani alzate, quindi passerei alla votazione dell'ordine del giorno numero 3, variazione al documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 e seguenti del decreto legislativo 267/2000.
applicazione di ulteriore quota del risultato di amministrazione 2019 per investimenti e applicazione di quota vincolata per spese correnti. Passiamo quindi alla votazione. Della Godenza Luca, favorevole, favorevole. Ricci Maccarini, favorevole, favorevole. Meluzzi Daniele, favorevole, favorevole. Selvatici Luca, favorevole, favorevole. Caroli Linda, favorevole, favorevole. Ponzi Katia, favorevole, favorevole. Minzoni Gaspare, favorevole, favorevole. Orsani Barbara, favorevole, favorevole. Merenda Simone, favorevole, favorevole. Berti Jacopo, contrario, contrario. Cabina Marco, contrario, contrario. Bacchilega Ilva, contraria, contraria. Frassinetti Loretta, contraria, contraria. Grazie, quindi 4 contrari e tutti gli altri favorevoli. Ordine del giorno numero 4, approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Castel Bolognese relativo all'esercizio 2019. Come detto in preconsigliare, come ribadito anche l'altra sera nel Consiglio dell'Unione, il bilancio consolidato è un esercizio contabile amministrativo che viene messo in approvazione tutti gli anni, ma a cui noi amministratori e anche le ragionerie facciamo fatica a trovare una utilità per di strumento al servizio dell'amministrazione. Credo di non dover aggiungere molto, se no che questo è il risultato di tutta una serie di numeri che riguardano sia il comune che naturalmente tutte le partecipate, tra le quali c'è naturalmente l'ASP, c'è il CONAMI, c'è Acer e c'è l'EPIDA, tutte con naturalmente le loro quote. E sappiamo che questo bilancio consolidato pone anche una negatività rispetto ai numeri che dà, perché come ho avuto modo di spiegare in preconsigliare, tiene conto dell'avanzo nella parte delle spese ma non nella parte delle entrate, quindi l'utilizzo dell'avanzo va poi a sbilanciare la chiusura finale del bilancio consolidato, che quindi risulta negativo di 332.290 euro rispetto ai 340.000 euro meno sempre del 2018, questo perché ogni anno noi applichiamo quote considerevoli di avanzo per i nostri investimenti. Ecco, io non mi dilungo altro, se ci sono domande naturalmente sono pronto a rispondere. Do la parola a chi me la chiede. Dichiarazioni di voto? Frassinetti. Non ti sentiamo, Loretta. Non ho acceso il microfono. Abbiamo già espresso in svariate occasioni la nostra contrarietà al bilancio comunale, essendo esso stesso la rappresentazione delle linee della maggioranza di governo verso cui come minoranza non riusciamo ad incidere. Inoltre non condividiamo la politica di alcune delle partecipate. Notiamo dei dubbi sull'assetto di ASP, l'abbiamo già esplicitato, soprattutto del CONAMI, il quale, tra le altre cose, è tra i promotori della volontà di riapertura della discarica, per la quale proprio oggi andiamo a presentare una mozione che impegni questa giunta a sostenere la sentenza del TAR del Consiglio di Stato che ne obbliga la chiusura. Per questi motivi, coerentemente a quanto espresso fino ad oggi, il nostro voto sarà contrario. Grazie Frassinetti, altri? Passato. Berti. Grazie, la faccio molto semplice, il nostro voto sarà contrario, e intanto anche se non c'è la grandissima utilità di questo documento come ha espresso inizialmente il sindaco,
deriva sia che ci sia un utile che ci sia una perdita, deriva pur sempre dalle scelte di strategia politica derivanti da una parte politica che di certo non è la nostra, e quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie Berti. Altri? Nelluzzi? Molto brevemente, per esprimere il voto favorevole del Gruppo Democratici a questo che è un documento che comunque sia un documento obbligatorio per legge, per cui come tale comunque va considerato e basta. Grazie, se non ci sono altri interventi quindi passerei alla votazione dell'ordine del giorno numero 4, approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Castel Bolognese relativo all'esercizio 2019. Anche qui doppia votazione. Della Godenza Luca, favorevole, favorevole. Ricci Maccarini Ester. Favorevole, favorevole. Melusti Daniele. Favorevole, favorevole. Selvatici Luca. Favorevole, favorevole. Caroli Linda. Favorevole, favorevole. Ponzi Capia. Favorevole, favorevole. Minzoni Gaspare. Favorevole, favorevole. Orsani Barbara. Favorevole, favorevole. Merenda Simone. Favorevole, favorevole. Berti Jacopo. Contrario, contrario. Gavina Marco. Contrario, contrario. Bacchilega Ilva. Contraria, contraria. Brassinetti Loretta. Contraria, contraria. Grazie, quindi 4 contrari e tutti gli altri favorevoli. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 5, approvazione delle variazioni allo statuto di Lepida SCPA. Come sapete, questo è un documento, una sono variazioni, quelle che andiamo ad approvare questa sera, che trattano la regolamentazione dell'accesso dei soci e le conseguenti modifiche statutarie. Di questo ne abbiamo discusso nel Consiglio dell'Unione dell'altra sera e io non mi dilungo oltre rispetto a quanto detto brevemente in preconsigliare e a quanto credo abbiate potuto leggere nella delibera. Sapete che sono modifiche non molto grandi, se vogliamo anche di non grande conto, e qualora ci fossero dei dubbi sono pronto a rispondere alle domande che avete. Do la parola a chi me lo chiede. Senti il microfono acceso, è perché vuol dire qualcosa? No, lo spengo subito. Perfetto, ci sono dichiarazioni di voto. Dico qualcosa io. Perché il punto 5 mi sembrava quello della rotonda. No, io ho approvazione alle variazioni dello statuto di Lepida. Vabbè, sono confuso. Sì, cioè, io l'ho segnato come 5, però nell'ordine del giorno è il 6. Ah, ma me l'ha segnato come 5. L'ordine del giorno è il 5. Qui però è messo su come 5. Allora, facciamo la votazione dell'ordine del giorno di Lepida. E poi dopo andiamo alla rotonda, però qui c'ho Lepida che è al numero 5, quindi sono in tempo. Ok. Siamo in 5. Allora, in linea con quanto espresso alla precedente modifica dello statuto, il nostro voto sarà di astensione. Grazie Frassinetti. Altri? Cavina? Come già anticipato in Unione, si tratta solo di una variazione tecnica per Castel Bolognese, direi quasi insignificante. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie Cavina. Quindi abbiamo, secondo quella che è la scaletta che ho qui io registrata, al numero 5 c'è Lepida, secondo quella che è la vostra, al numero 5 c'è la rotta, Lepida era il 6. Adesso facciamo, se non c'è niente in contrario, la votazione dell'ordine del giorno numero 5 di Lepida, quindi che c'è questa inversione qui. Metto quindi ai voti, ordine del giorno, approvazione delle variazioni allo statuto di Lepida SCPA. Doppia votazione.
Della Godenza Luca. Favorevole, favorevole. Ricci Maccarini Ester. Favorevole, favorevole. Meluzzi Daniele. Favorevole, favorevole. Selvatici Luca. Favorevole, favorevole. Caroli Linda. Favorevole, favorevole. Ponzi Katia. Favorevole, favorevole. Minzoni Gaspare. Favorevole, favorevole. Orsani Barbara. Favorevole, favorevole. Merenda Simone. Favorevole, favorevole. Berti Jacopo. Favorevole, favorevole. Davina Marco. Favorevole, favorevole. Bacchilega Ilva. Favorevole, favorevole. Frassinetti Loretta. Astenuta, astenuta. Grazie, quindi approvato, nessun voto contrario, un voto astenuto. Passiamo quindi all'ordine del giorno che io ho segnato come 6, ma che voi avete segnato come 5, approvazione del... approvazione del processo verbale di consegna e presa in carico del suolo stradale con relative pertinenze e beni strumentali, conseguenti l'ultimazione dei lavori di realizzazione della rotatoria fra la SS numero 9 via Emilia e la SP numero 47 Borello Castelnuovo in comune di Castel Bolognese. Do la parola a Milzoni Gatto. Allora, con questo atto è finita la lunga gestazione della presa in consegna della rotonda, quindi salutiamo ovviamente con favore la conclusione dell'iter amministrativo. A questo punto noi abbiamo, ci incorrono due obblighi, uno della manutenzione ordinaria per la quale abbiamo già disposto affinché venga previsto lo sfalcio nella rotonda principale e in quelle derivate, e questo è l'impegno che si prende questa amministrazione, è di studiare un progetto che ne valorizzi la visibilità, visto che è la porta d'ingresso lato Imola del nostro comune. Quindi approfondiamo alcune idee che abbiamo e sottoporremo a questo consiglio il progetto una volta che sia stato preparato. Grazie. Grazie Assessore Minzoni. Ci sono interventi? Marco Cavina, prego. Noi accogliamo con piacere questa notizia, anche perché abbiamo sempre sostenuto questa azione e la presa in carico della rotonda con la conseguente manutenzione non deve essere vista, come già anticipato anche Dumas, non deve essere vista solo come un onere, una spesa, ma dobbiamo cercare di approfittarne coinvolgendo secondo noi anche le aziende. È vero, il paese cerchiamo sempre di dargli visibilità con l'arte, con la storia, con la cultura castellana. Non dobbiamo dimenticarci che Castel Bolognese ha un forte settore trainante che è la piccola impresa. Piccola impresa fatta anche da casi di eccellenza e quella è proprio la porta dove si trova la maggior parte di queste imprese. Quindi secondo noi, oltre all'abbellimento, oltre al verde, sarebbe da coinvolgere anche l'interesse di aziende che oltre ad abbellire, a rappresentare, potrebbero diventare anche una forma di, diciamo, fra virgolette, manutenzione a gratis, se non anche di profitto. Il nostro voto è assolutamente favorevole. Grazie consigliere Cavina. Altri interventi? Frassinetti, prego.
Allora, anche il nostro voto sarà favorevole e accolgo con piacere le parole dell'assessore Minzoni, nel senso che saremo felici di vedere tra un po' il progetto che avete in mente per la rotonda, anche perché essendo, come si è già detto, all'entrata del paese, è importante che sia valorizzata, che abbia la giusta valorizzazione e sia curata nel modo adeguato. Quindi appena insomma avrete il progetto saremo felici di ascoltare e eventualmente anche di contribuire con delle idee. Grazie. Grazie consigliera Frassinetti, do la parola a Meluzzi, capogruppo Meluzzi, prego. Io accolgo con particolare piacere questa notizia perché finalmente si conclude un iter che io purtroppo non sono riuscito a vedere concludere in circa 10 anni tra assessore e sindaco. Finalmente si arriva a questa conclusione e credo e mi auguro che a livello manutentivo il comune non possa sicuramente sfigurare rispetto a quello che ha fatto la provincia in questi anni, perché effettivamente è stata abbastanza latitante. Ecco, se mi consentite anche così quasi una battuta, bisogna avvisare una ditta che è presente lì nei pressi della rotatoria che da adesso in poi non deve più inviare solleciti in provincia per gli deve cambiare destinatario, ecco, eventualmente dei solleciti, visto che fino a poco tempo fa era abituata ad inviarli in provincia. Ecco, questa è una battuta, no, la cosa seria è, insomma, è che la rotonda, come è stato sottolineato, ecco, è l'ingresso del paese, quindi va mantenuta e va valorizzata, quindi mi auguro veramente che anche io in qualche maniera concordo con quello che dice il consigliere Cavina, ecco, c'è la possibilità forse in questa fase anche di coinvolgere dei privati e su un progetto ed avere magari anche un beneficio dal punto di vista economico nella manutenzione, quindi mi auguro che questa cosa venga fatta nel migliore dei modi. Grazie capogruppo Meluzzi, mi associo ai ringraziamenti sia all'assessore Minzoni che all'ufficio tecnico e anche ci tengo a ringraziare anche la provincia per le interlocuzioni degli ultimi mesi. Naturalmente sarà nostra cura cercare di tirar fuori le idee migliori rispetto a quello spazio. Se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione. Vedo una mano alzata della Frassinetti ma credo sia da prima. Perfetto, quindi passiamo alla votazione dell'ordine del giorno, io ho sempre segnato il numero 6, ti richiedo il titolo, espressione di parere, no. Approvazione del processo di verbale di consegna e presa in carico del suolo stradale con relative pertinenze e beni strumentali, conseguenti l'ultimazione dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la strada statale 9 Mia Emilia e la strada provinciale 47 Borello Castelnuovo in comune di Castel Bolognese. Anche qui doppia votazione per immediata eseguibilità. Della Godenza Luca. Favorevole, favorevole. Ricci Maccarini Ester. Favorevole, favorevole. Meluzzi Daniele. Favorevole, favorevole. Selvatici Luca. Favorevole, favorevole. Caroli Linda. Favorevole, favorevole. Ponzi Katia. Favorevole, favorevole. Minzoni Gaspare. Favorevole, favorevole. Orsani Barbara. Favorevole, favorevole. Merenda Simone. Favorevole, favorevole. Berti Jacopo. Favorevole, favorevole. Cavina Marco. Favorevole, favorevole. Bacchilega Ilva. Favorevole, favorevole. Frassinetti Loretta. Favorevole, favorevole. Bene, grazie a tutti per l'unanimità. Quindi direi di passare all'ordine del giorno successivo, che numericamente è l'8, è semplice, convenzione tra i comuni di Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo per l'ufficio unico di segreteria, proroga fino al 31 dicembre 2023. Allora, come sapete la nostra convenzione scadeva tra i nostri 4 comuni
era stata prorogata alcune volte, scadeva il 31 dicembre di quest'anno. Come sapete, il comune capofila, cioè il comune di Faenza, è andato a rinnovo della carica di sindaco un paio di mesi fa, e quindi si rende necessario, visto quello che è la scelta del comune di Faenza e visto che anche da domani la nostra attuale segretaria Roberta Fiorini, la nostra attuale, sì, perché fino al 30 è ancora attuale, segretaria Roberta Fiorini prenderà servizi in un altro comune, nella fattispecie a Mantova, quindi apro una parentesi, vi porta i suoi saluti con le corse degli ultimi giorni, non è riuscita a salutarvi personalmente, ma ci tenevo a portare i suoi saluti e i miei ringraziamenti nei suoi confronti. Quindi si apre, come dicevo prima, riprendendo quello che dicevo, una fase nuova. Una fase che vede i nostri quattro comuni uniti nel dare un segnale di continuità come schema dell'impostazione, quindi Priolo Terme, Castel Bolognese sulla Rolo e Faenza come capofila per la scelta e l'individuazione di un nuovo segretario comunale, la proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2023. E è naturalmente una delibera che oggi assumiamo e che ha appunto questa validità fino al 31 dicembre 2023, nell'attesa della selezione per il nuovo segretario, che come sapete ha tutti i suoi principi, tutti i suoi canoni di selezione, e naturalmente auspichiamo che questo possa arrivare nei tempi più brevi possibili. Bisogna andare sempre velocemente ma senza andare di fretta, perché la scelta del segretario è una scelta importante. Nel frattempo comunque noi siamo coadiuvati dai dirigenti che svolgono la funzione di vice segretario, quindi non siamo assolutamente soli in questo nostro cammino. In questo caso do la parola quindi ai consiglieri che me lo chiedono e che hanno delle domande, oppure direttamente la dichiarazione di voto. Prego il consigliere. Posso intervenire? Prego, Frassinetti, prego. No, semplicemente per dire che il nostro voto è favorevole, ringraziare anche la dottoressa Fiorini che purtroppo nella chat aveva già abbandonato, non sono riuscita a esprimere solo un ringraziamento per il lavoro fatto in questo anno. E niente, questo è quanto. Grazie Frassinetti. Altri? C'è Berti e poi Meluzzi. Grazie. No, intanto ne approfitto anche io, a nome di tutto il gruppo Prima Castello, per ringraziare la dottoressa Fiorini e annunciando il nostro voto di astensione. Grazie Berti. Do la parola a Meluzzi. Per dire che condividiamo il percorso che è stato intrapreso, quindi ci auguriamo ovviamente che porti una persona, una professionista all'altezza per quello che è il ruolo importante che andrà a svolgere per i nostri comuni, e cogliamo anche noi l'occasione per salutare e ringraziare la dottoressa Fiorini per quello che è stato il suo lavoro, il suo impegno in questi anni. Grazie Meluzzi. Ci sono altri interventi? Direi di no. Naturalmente farò presente alla dottoressa Fiorini i ringraziamenti e gli apprezzamenti che avete espresso questa sera. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno numero 8, convenzione tra i comuni di Faenza, Castel Bolognese, Priolo Terme sulla Rolo per l'ufficio unico di segreteria, proroga fino al 31/12/2023. Anche qui doppia votazione. Della Godenza Luca. Favorevole, favorevole. Ricci Maccarini Ester. Favorevole, favorevole. Meluzzi Daniele. Favorevole, favorevole. Selvatici Luca. Favorevole, favorevole. Caroli Linda. Favorevole, favorevole. Ponzi Katia. Favorevole, favorevole. Minzoni Gaspare. Favorevole, favorevole. Orsani Barbara. Favorevole, favorevole. Merenda Simone. Favorevole, favorevole. Berti Jacopo.
Astensione, astensione. Cavina Marco. Astenuto, astenuto. Bacchilega Ilva. Astenuta. Astensione, sì. Frassinetti Loretta. Favorevole, favorevole. Bene, approvata. Grazie a tutti. E passiamo quindi all'ordine del giorno numero 9, mozione su blocco progetto riattivazione di Scarica Tremonti. Ecco qui il relatore, ovviamente non sono io, ma è la capogruppo Pazzinetti che è la proponente di questo ordine del giorno, quindi le cedo la parola. Per chiarezza, e penso che tutti comunque l'abbiate letta, la leggo per intero in modo che non ci siano delle... Sì, 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 sì. Oggetto blocco progetto riattivazione di Scarica Tremonti. Premesso che il comune di Castelbrugnese è socio del CONAMI, a sua volta proprietario dell'impianto della discarica Tremonti. Tale impianto in attività da oltre un trentennio è giunto ampiamente a saturazione, peraltro con conferimento di rifiuti la cui composizione è risultata nel tempo poco chiara, oltre che in larga parte di provenienza extra regione Emilia-Romagna. Tale discarica risulta affidata in assenza di gara a pubblica evidenza, contrariamente a quanto prescritto dalla vigente normativa, obbligo confermato dalla giurisprudenza e dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, a Era Ambiente SRL, attuale gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio castellano, servizio già messo a gara da Atesi e quindi con possibile nuovo gestore. Il conferimento a Era Ambiente SPA, un simile asset pubblico di tale rilevanza economica, con modalità poco trasparenti e dei profili di legittimità ancora da valutare, potrebbe non aver costituito sino ad oggi il migliore interesse per le collettività locali. La stessa Era Ambiente SPA, quindi, con titolo ad agire abbastanza dubbio, è uno dei due soggetti promotori del progetto di ampliamento della discarica stessa, composto da un nuovo lotto sopra elevazione per 375.000 tonnellate e un nuovo lotto in comune di Riolo Terme per ulteriori 1 milione di tonnellate. Il progetto di ampliamento e sopraelevazione è stato sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione. Tale progetto, tenendo conto anche di un parere negativo pervenuto dalla sovrintendenza a tutela del paesaggio, bene costituzionalmente tutelato, è stato in una prima fase modificato in itinere in un progetto di sola sopraelevazione, in violazione dei principi che regolamentano l'istituto della via e successivamente approvato dalla Regione. A seguito di tale approvazione sono immediatamente incominciati conferimenti di rifiuti nel sito e proseguiti senza sosta anche a fronte di un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, adito da associazioni e cittadini molesi. La delibera approvativa della via del progetto della sopraelevazione oggetto del ricorso Rotar è stata bocciata in tale tribunale in prima istanza e successivamente e in forma definitiva anche dal Consiglio di Stato, rendendo illegittimo il conferimento attuato fino a quel momento di ulteriori 140.000 tonnellate di rifiuti in pendenza di giudizio su complessive 375.000 previste. Risulta invece ad oggi che il procedimento si è ripreso presso la Regione, in elusione del giudicato e in forma poco trasparente e pubblicizzata, in palese contrasto con i principi espressi dalla normativa europea che relega le discariche come ultima opzione rispetto allo smaltimento dei rifiuti. Tale iniziativa risulta inaccettabile per il territorio che risulterebbe esposto, dopo 30 anni di utilizzo, a ulteriori notevoli rischi, costituendo un pericolo generale per la salute, come evidenziato dalle statistiche del territorio molese, con un triste primato regionale in materia di malattie polmonari di non chiara origine, un pericolo per l'ambiente, ad esempio con ulteriori fuoriusciti possibili di percolato, rischio di inquinamento delle falde, come la contaminazione di pozzi, spia, lascia temere, un aggravamento dei danni paesaggistici, un notevole rischio sismico, un rilevante rischio incendio, risultante da pareri tecnici in proposito che porterebbe a un disastro ecologico di vaste proporzioni. Infine, non si può ritenere trascurabile l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico pesante continuo
verso la discarica, per di più utilizzando una sede stradale inadeguata, non idonea al traffico pesante ai sensi della normativa stradale. Occorre una seria valutazione dello stato dei luoghi con opportuni carottaggi finalizzati alla caratterizzazione del sito, premessa fondamentale per valutare le eventuali idonee misure di bonifica. Non sono noti a oggi gli importi dei fondi economici necessari alla trentennale gestione post mortem dell'impianto e la loro disponibilità come previsto dalla normativa. Considerato che l'attuale assessore di Imola con delega all'ambiente ha recentemente rilasciato un'intervista al quotidiano Corriere di Romagna il giorno 7 ottobre 2020, dove dichiara testualmente: finora si è visto sempre il fine vita del rifiuto in discarica. Oggi c'è bisogno di un cambio di paradigma in direzione dell'economia circolare in cui il rifiuto può diventare materia prima. Quindi si impegna tramite il sindaco e la giunta e il consiglio comunale a farsi promotore verso il CONAMI di indirizzi gestionali cogenti per bloccare qualsiasi progetto di sopraelevazione e di ampliamento avanzate dal gestore o dalla regione Emilia-Romagna, a farsi promotore verso il CONAMI di indirizzi gestionali cogenti nell'eliminare all'interno dei progetti di investimento del consorzio pubblico ogni atto che riguardi investimenti presenti e futuri su eventuali sopraelevazioni e ampliamento della discarica Tremonti, a farsi promotore di indirizzi per la predisposizione di uno studio di caratterizzazione del sito finalizzata ai successivi interventi di bonifica e di un piano per la gestione post mortem dell'impianto con relativo finanziamento da parte del precedente gestore del sito, a farsi promotore di una cultura e gestione del rifiuto come materia prima per la realizzazione di un'economia circolare. Grazie capogruppo Frassinetti, do la parola a chi me lo chiede. Qualcuno che vuole intervenire su questo? Dumas, prego. Allora, nelle premesse di questa mozione ci sono, a mio parere, alcune imprecisioni che vorrei sottolineare. Il progetto di sopraelevazione è stato bocciato nel merito sia dalla TAR che dal Consiglio di Stato per sostanziali, sottolineo sostanziali, errori formali. Quindi la bocciatura aveva i presupposti dei contenuti in errori formali nell'iter della procedura di VIA che era stata modificata in corso d'opera per una sopraelevazione, cosa non consentita. Non è stato in quella sede in alcun modo espresso un giudizio di merito su quello che invece sono i presupposti, una delle premesse che nella mozione che ci è stata sottoposta all'approvazione viene sottolineato legittimamente con molta enfasi, e mi riferisco al paragrafo che parla di notevoli rischi per la salute, come evidenziato dalle statistiche del territorio molese, con un triste primato regionale in termini di malattie polmonare di non chiara origine, un pericolo per l'ambiente, ad esempio ulteriore fuoriuscita di percolato, e vi risparmio il seguito. Io credo che dal punto di vista tecnico qui però si aprirebbe un confronto che credo che superi il breve spazio che credo che ci possiamo permettere all'interno del Consiglio Comunale. Ci sono delle considerazioni tecniche che mi fanno dire che queste valutazioni siano in molti casi profondamente inesatte. Ve lo dice uno che ha fatto quel mestiere lì nella vita e ha controllato e quindi
quel tipo di insediamento. Quindi i dati tecnici relativo a dati epidemiologici ascrivibili all'esalazione della discarica piuttosto che sul percolato, eccetera, mi permetto di, dal mio punto di vista personale, di considerare profondamente inesatte. Quindi le premesse, questo tipo di premessa non mi sembra condivisibile. Come e vado agli impegni, gli impegni partono dal concetto che in vigenza dell'attuale piano regionale di gestione dei rifiuti si debba votare un indirizzo contrario al sopraelevamento. Mi spiego. Il piano regionale dei rifiuti testé vigente, che sarà a partire con l'iter del prossimo anno rinnovato, o meglio, sarà presentato un nuovo piano regionale dei rifiuti, prevedeva a suo tempo di passare dalle 14 discariche esistenti a 4, nella quale c'era ancora la Tremonti. È auspicabile che con il progredire dell'economia cosiddetta circolare e quindi del riutilizzo dei rifiuti, le discariche, secondo gli auspici condivisibili di tutti noi, debbono andare ad essere un bene residuale. Io aspetterei la definizione del piano regionale dei rifiuti, perché non vorremmo cadere nel facile equivoco degli entusiasmi dell'economia circolare che ci risolve tutti i problemi, perché una parte residuale non indifferente del ciclo dei rifiuti rimane ancora sul mercato. Quindi noi dobbiamo preoccuparci per non creare qui sicuramente dei danni ambientali della destinazione appropriata di questi residui. Quindi io mi aspetto e sollecito, quindi colgo l'ultimo aspetto, l'ultimo paragrafo degli impegni, dice farsi promotore di una cultura dei rifiuti come materia prima, che quindi porti a incentivare sempre più questo percorso, ma non abbandonerei, ma non dimenticherei che c'è un problema dell'adesso e del prossimamente, e dell'immediatamente prossimo, nel quale questo problema c'è ancora. Quindi il discorso della sopraelevazione eventuale della discarica di Imola messa nelle condizioni, e ripeto, vorrei che essere molto sereno nel dire questo, che le valutazioni di carattere sanitario e ambientale che sono qui messe in premessa, secondo me, sono molto imprecise e in alcuni casi anche inesatte. Io dico che non ci sono le condizioni al momento per provare i contenuti di questa mozione come è stata articolata. Ripeto, cioè delle premesse che non sono condivisibili, arriva a delle conclusioni che sono anche condivisibili, anzi sicuramente condivisibili, quello della promozione ad andare verso un percorso ancora più virtuoso, ma ci arriva attraverso un percorso che salta tutti i possibili stati intermedi. Io aspetterei sicuramente la definizione del piano regionale dei rifiuti per capire dove andranno collocate tutte le fasi, tutte le parti residuali del riutilizzo dei rifiuti, altrimenti queste sì avranno una destinazione assolutamente impropria e non voglio sentirmi dire che li portiamo fuori dal nostro territorio, li portiamo all'estero. Quindi questa è la mia motivazione. Poi, per quanto riguarda le attività post mortem che qui vengono sollecitate in capo all'attuale gestore, vorrei precisare che rientrano nell'ambito del ciclo del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, e le scelte saranno del prossimo gestore, che ha l'obbligo della presentazione, una volta che sia definita la vita di questa, di questo sito, la presentazione delle attività di post mortem. Quindi invitare il CONAMI, invitare questa amministrazione in quanto socia del CONAMI di farsi portavoce di un diniego al permesso di sopraelevazione in assenza di quanto indicherà il piano sanitario regionale, mi sembra un azzardo che non condivido. Quindi dal mio punto di vista io personalmente mi oppongo. Grazie Minzoni per la completa spiegazione di tutto. Ci sono altri interventi? Berti? Grazie. Io non sono un tecnico come l'assessore Minzoni, mi limito solamente a fare due o tre considerazioni che di per sé io condivido l'impegno dell'ordine del giorno della consigliera Frassinetti, e poi condivido la storia politica che l'opposizione ha portato avanti sul tema della discarica Tremonti. Non parlo tanto dell'opposizione di Castello, perché di per sé la discarica Tremonti ci tocca prevedere il CONAMI, ma territorialmente parlando non è cosa nostra. Però penso alle battaglie portate avanti dai consiglieri di opposizione Imola, oppure così come Ariolo, così come fatto dalle opposizioni, penso sia alla Lega che al Movimento 5 Stelle in Regione Emilia Romagna. Quindi su questo tema condivido gli impegni che richiesto dalla consigliera Frassinetti del Movimento 5 Stelle, quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie Berti, ci sono altri interventi? Meluzzi? Per dire che alla luce anche dei chiarimenti forniti dall'assessore Minzoni, e quindi su quello che è stato poi anche espresso da lui in merito alle premesse che non ritengo io stesso che siano in parte condivisibili, condividendo ovviamente alcuni degli auspici che sono stati invece riportati alla fine dell'ordine del giorno, penso che questo ordine del giorno non sia votabile in maniera favorevole dal nostro gruppo. La questione della discarica purtroppo è stata la madre di tutte le battaglie politiche che si sono svolte a Imola negli ultimi anni, e questa cosa credo che sia una cosa molto negativa, perché ha spostato l'attenzione di quello che può essere un tema veramente molto importante, il tema della discarica, quindi di come andremo a trattare i rifiuti, la parte residuale dei rifiuti che verranno comunque prodotti nei prossimi anni, hanno portato purtroppo l'attenzione sul tema politico, sullo scontro politico, e non invece sul tema concreto, reale, che deve essere affrontato, secondo me, in altre maniere, quindi non con lo scontro politico. Quindi noi siamo, come Consiglio Comunale, negli anni passati siamo sempre rimasti un po', forse sbagliando, però spettatori di fronte a questo scontro politico che si sta, mi sembra, in qualche maniera riproponendo oggi, e credo che noi, la mia idea almeno è quella che dobbiamo rimanere ancora una volta spettatori, perché il tema reale non mi sembra che sia quello dei rifiuti, ma sia un tema di altra natura. Il tema reale, quello dei rifiuti, secondo me va trattato giustamente con tutte le conoscenze del caso, con la voce chiara di persone esperte, di medici, però non in un dibattito politico fatto in questa maniera. Grazie Meluzzi. Ci sono altri? Frassinetti, prego, che ha alzato la mano. Allora, prendo atto della decisione di questa amministrazione, ricordo a questa amministrazione che siete un ente pubblico, e un ente pubblico che sta dicendo che sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, non valgono niente.
perché in barba a questi provvedimenti si è continuato a conferire dei rifiuti all'interno della discarica, per cui questa è una cosa illegale. Però ognuno si prende le sue responsabilità, secondo me ci sono all'interno di questa situazione delle responsabilità che devono essere prese. A volte bisogna avere anche il coraggio di, insomma, di prenderle, anche se sono poco simpatiche. Io prevalentemente sono sempre dalla parte della legalità. Mi sembrerebbe giusto invitare anche questa amministrazione a farlo. Però se si vuole rimanere spettatori, prendo atto, insomma, di questa situazione. Non accetto in alcun modo che venga associata la parola illegalità a quella di questa amministrazione. Non l'accetto oggi, non l'accetterò mai. Un conto è dissentire su una metodologia di intervento, e un conto è sostenere che la parola amministrazione sia, questa amministrazione sia sinonimo di illegalità. Questo non lo accetto oggi e non lo accetterò mai. Tutte le riflessioni che abbiamo fatto, che ha fatto prima il capogruppo Meluzzi e che ha fatto l'assessore Minzoni, sono riflessioni di merito e di metodo, e sono riflessioni che io personalmente condivido, ma che non hanno nulla a che fare con quello che è il non riconoscimento di sentenze. Nessuno ha mai detto non riconosco una sentenza, quindi ripeto, teniamola da un punto di vista molto calmo e molto laico su quelle che sono le cose, non buttiamola in una polemica e in affermazioni estemporanee, e cerchiamo di confrontarci su quelli che sono i temi. Su quello molto volentieri io ci sono, questa amministrazione ci sarà sempre, però non facciamo passare il voto negativo di questa delibera con il fatto che questa amministrazione sposa l'illegalità. Questo, lo ripeto, non lo accetto e non lo accetterò mai. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 9, mozione su blocco progetto riattivazione discarica Tremonti. In questo caso naturalmente abbiamo solo una votazione. Della Godenza Luca. Contrario. Ricci Maccarini Ester. Contraria. Meluzzi Daniele. Contrario. Selvatici Luca. Contrario. Caroli Linda. Contraria. Pozzi Capia. Contraria. Minzoni Gaspare. Contrario. Orsani Barbara. Contraria. Merenda Simone. Contrario. Berti Jacopo. Favorevole. Gavina Marco. Favorevole. Bacchilega Ilva. Favorevole. Frassinetti Loretta. Favorevole. Quindi l'ordine del giorno è respinto con 4 voti favorevoli e tutti gli altri voti contrari. Non ci sono altri ordini del giorno, altri punti all'ordine del giorno, quindi io dichiaro finita la seduta di quest'oggi, 30 novembre 2020. Nei prossimi giorni vi comunicherò quello che sarà la prossima data del Consiglio Comunale, che indicativamente sarà nella settimana precedente al Natale, molto probabilmente per una ulteriore variazione di bilancio sull'utilizzo dei fondi Covid. Attualmente non abbiamo altre delibere in previsione, però naturalmente, come ogni volta, sarà mia cura informarvi per tempo. Detto questo, vi auguro una buona serata e niente, ciao a tutti. Buona serata a tutti, ciao, buona serata.